riuscito a fare 21esimo su 20 piloti regolari. Easy. Ma il tuo collega ha fatto 30 punti, tu ne hai fatto uno e uno stronzo che ha corso tre gare ne ha fatti due. Sono passati poco più di 10 giorni dalla fine del mondiale della Formula 1 2023. Gelo tra gli appassionati, addetti ai lavori e non, infatti qui da noi sta nevicando, però al caldo di casa nostra, tempo del pagellone 2023. Ai microfoni Matthew Torgard in compagnia di... Il vostro Jag. Ricordiamo di seguirci su entrambi i nostri canali per quanto riguarda content di vario tipo. Nel mio caso ci sarà anche una parte di gameplay dedicata a un altro sport che è il baseball. Avete visto l'episodio numero 0 pilota questo mercoledì. Format è lo stesso che abbiamo fatto nelle altre occasioni. Voti da F a S per tutti e 22 i piloti di questa stagione 2023. Un mondiale che, per quei pochi che non lo sapessero, ha letteralmente bullizzato Max Verstappen. Sì, esatto. Cioè, nel senso che è lui che ha bullizzato tutto il mondiale e tutti gli altri. Non abbiamo abbastanza piloti per coprire tutte le lettere dei voti, perché penso che la spada di Damocle questa sera sarà molto, come posso dire, molto inclemente. Un Max Verstappen al quale, e qui entriamo subito nel tema del pagellone, non possiamo che non dare S più. La macchina è fenomenale, tant'è che il secondo è il suo collega, però una differenza del doppio dei punti non la spiega la macchina, voglio dire. Se gli anni scorsi faceva qualche errore, ricordiamoci che so, l'anno scorso quel 360 in mezzo all'Hungaroring, incredibile, bellissimo, spettacolare, recuperato sul bagnato. Dimostrazione di classe, ma dimostrazione anche che gli errori li sapeva fare. Quest'anno sono stati inesistenti, cioè un alieno. Secondo nel mondiale, con una macchina rotta in culo, perché la Red Bull era ed è rotta in culo, con la metà dei punti del primo, anzi molto meno, e ha pure rischiato a tratti di non essere secondo. Per me Perez è da F. Terzo posto, Lewis Hamilton, che di riffa o di raffa nel podio mondiale, questo c'è praticamente sempre. Posso dare una bella A piena ad Hamilton, forse A più. È onesta la più perché si è fatto un culo incredibile quest'anno. Non c'era l'anno scorso perché l'anno scorso c'era il suo collega sul podio, per così dire. Non era sul podio, però era lì nelle vicinanze, il podio degli altri, diciamo. C'era il suo collega che aveva fatto delle belle prestazioni e che quest'anno invece ha deciso di fare il suicida della situazione, nel senso che a causa del suo mal pianga se stesso, poi ne parleremo. Hamilton ha fatto l'onesto con la macchina onesta. L'ha portata dove la doveva portare. Quarto classificato Fernando Alonso, che secondo me si becca una comparativa con Hamilton. Alonso, secondo me, come pilota, probabilmente come pilota, lui merita quel più in più di Hamilton, secondo me. In quinta posizione in classifica Charles Leclerc, e qua il capitolo Ferrari iniziamo ad aprirlo perché c'è tanto da dire. Leclerc potrebbe avere un giudizio abbastanza divisivo, al netto che ha fatto una seconda parte di stagione, o meglio, un ultimo terzo di stagione clamoroso, e gli è mancato tutto il primo, però più che a meno non riesco a darglielo. Per me Charles Leclerc, io non mi ricordo lo scorso anno, ma secondo me il ragionamento è lo stesso dello scorso anno, cioè per me continua a essere un pilota da B. Un pilota che ha degli sprazzi di talento puro, nudo e crudo. Adesso uso una parola brutta perché non mi viene una parola migliore da usare, ma non ha la stoffa per stare dove sta. Non è la stoffa la parola giusta, ma adesso mi capisci cosa voglio dire. È sempre lui quello che alza il piede, ok? Troppe volte perde scontri che non dovrebbe perdere Charles Leclerc. Poi magari ti fa un sorpasso all'esterno di Cops che abbiamo visto l'anno scorso, che è una cosa che tu dici, ma come cazzo ha fatto? E lì ti rendi conto che ha un talento che è smisurato. Poi però la scuderia gli dice stai fuori altri 10 giri con le gomme finite e lui non si lamenta, non dice niente. La scuderia gli dice tu sei davanti ma cambiamo le gomme a Carlos prima che a te e così intanto tu perdi tempo e lui non dice niente e non si lamenta. Lui dice non combattere quando ne ha palesemente di più di un altro e lui ci sta. Capisco che è importante portare a casa i punti, ma tu non vincerai mai il mondiale se sei tu quello sulla macchina e non dai direzione a chi ti deve aiutare, soprattutto se sono dei handicappati come i Ferrari. E poi è Altro. troppo altalenante, cioè tutti gli anni le gare dove va bene lui va male Sainz, le gare dove va male Sainz va bene lui.
Però anche lì, cioè, ci devi lavorare su queste cose. Non puoi vincere un mondiale se gareggi bene solo nella metà delle piste. Manca qualcosa. C'è un talento smisurato, ma manca qualcosa. C'è una statistica preoccupante per i tifosi di Leclerc, che è le ultime 12 pole position mai convertite in vittoria. Cioè, quante volte abbiamo sentito la McLaren dire a Norris, alza il piede, Norris gli rispondeva col cazzo e teneva giù il piede, pertanto sono io che guido, decido io come portarla sta macchina, se la sento bene e so che posso tirare giù un secondo, tiro giù il secondo. Lando no wins, sesta posizione per il nostro idolo, che porca miseria, anche lui gli manca sempre il centesimo per fare l'euro con la macchina che va. Io però più che B più non gli do, cioè gli dai meno che a Leclerc. Sì, perché l'unica gara che poteva vincere la McLaren l'ha vinta Piastri, che era una gara sprint, e Norris è più forte di Piastri, nel senso, è la prima guida tra molte fila di virgolette. Va bene, fanculo chi ha vinto quella singola sprint e chi se ne sbatte della vittoria, ma guarda la costanza del pilota, guarda la crescita della macchina grazie al cacchio, ma anche del pilota, guarda il paragone con Piastri, ma qualche gara poteva fare di più, sono d'accordo, però tutti i secondi posti possibili se li ha portati a casa, e i primi non erano possibili perché c'era Max Verstappen. No, un anno abbastanza impeccabile per noi, se io gli dai una sinceramente no. Settimo classificato, la classe operaia, Carlos Sainz, colui che ha avuto il merito di vincere l'unica gara non di una Red Bull quest'anno in quella pista di merda di Singapore. È arrivato il miracolo della classe operaia, Carlos Sainz. Gli diamo lo stesso voto di Charles Leclerc. Vincere una gara quando poi tutto il resto del tempo non sei costante non conta niente. Cioè, per me conta di più la costanza. Per il mio valutare le cose, conta di più la costanza, o se proprio l'andare in crescita, ecco, nel senso che vuol dire che hai avuto un percorso. Hai avuto l'expo di una gara, sono contento, tutto il resto del mondo non hai fatto niente. George Russell. F, bravo. Solo coglione, cioè lui a guida le gare che ha corso, ok, è andato o a podio o comunque a punti o comunque ha lottato con i primi lì davanti, voglio dire, poi un paio di volte si è fatto superare da Hamilton come un pollo, però in linea di massima stava sempre nella zona di dove doveva stare tecnicamente la sua macchina, se ce la immaginiamo come per la prima metà del mondiale, la terza barra quarta, loro stavano sempre nell'alta zona punti, quindi va bene. Cioè, nel complesso, ok. Però poi vedi che la butti nel muro. Come ho detto, io lo apprezzo che provi il sorpasso. Piuttosto che non provarci, apprezzo che lo provi e la butti nel muro, ammettendo che tu impari qualcosa da quella situazione. Cosa che però sembra che Russell non abbia fatto nel corso della stagione. A proposito di talento puro, non ho classificato Oscar Piastri. Ora, a Landone gli ho dato B+, ad Oscar ne diamo sempre B+. Per i motivi di qui sopra, Lance Stroll, F, vaffanculo, andiamo avanti. E qui andiamo ad aprire un po' il capitolo Alpine, perché nella parte destra della classifica abbiamo entrambe le Alpine, quindi secondo me potremmo fare un discorso unico, Gasly undicesimo con dodicesimo, F. Chi invece si merita un voto molto alto, a dispetto della posizione, secondo me è Alexander Albon. E qua viene il bello, perché vuoi sapere che voto gli dai? Per me Albon è da A. E basta? No, quindi, infatti, cioè, ha fatto il 93% in più della linea. Ha fatto anche il 99% dei punti in più di metà delle scuderie del mondiale. Tsunoda, secondo me, anche qua, di d'ufficio. In un mondo giusto, Tsunoda sarebbe da mandare in altre categorie. Vedi il WEC, vedi la Formula E. In altre categorie dove magari può esprimersi meglio. Non mi sembra un pilota da Formula 1, quantomeno da prospettive molto alte. Nelle propedeutiche Tsunoda non è che avesse fatto sto granché, qualche gara l'aveva vinta, per l'amor di Dio, era rookie dell'anno in Formula 2. Bottas. Bottas, se lo vuoi paragonare all'anno scorso, è una F. La F se la becca Nicolas Hülkenberg, senza se e senza ma. Però a posteriori, onestamente, se dovessi prendere tra Schumacherino e Hülkenberg, allora tenevo Schumacherino. Guarda i risultati, guarda i risultati di però, selezionare, cioè, lui, prendere lui invece di Liam Lawson. Guarda i risultati. Cioè, Ricciardo, boh, non è una F, perché no? Perché quel settimo posto in Messico ha fatto comunque molto meglio di Tsunoda, ha fatto quasi più punti di Tsunoda lui che tutto Tsunoda in una carriera, tra un po', in una singola stagione. Però meno di D a Ricciardo, non, cioè, gli do D. Guanyu Zhou. Che ne facciamo con Guanyu Zhou? Che l'anno scorso era un F d'ufficio in quanto pilota pagante, schifoso, bla 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 bla.
Oh, e beh, quest'anno l'hanno pagato e ha fatto schifo, quindi. Liam Lawson, l'idolissimo delle folle della Titano Squadra Corsa e non solo, ha più con le stelline, meritava la riconferma al posto di Tsunoda, in modo inspiegabile fa il pilota di riserva. Yupu, no, senza offesa, meritava la riconferma al posto di Ricciardo. Tsunoda nei suoi limiti, perché probabilmente non aveva mai il talento di Ricciardo, può ancora crescere. Ricciardo può solo calare. Logan Sargeant è riuscito a fare 21esimo su 20 piloti regolari. Easy. Avere il tuo compagno che ha fatto 30 volte i tuoi punti. 30 volte i tuoi punti. Penso che sia un record all'interno. Dai, della Formula 1. Gli diamo una di meno d'ufficio. Ma il tuo collega ha fatto 30 punti. Tu ne hai fatto uno e uno stronzo che ha corso tre gare ne ha fatti due? No. Parliamoci chiaro. Per me si prende una F. Nick De Vries, che è durato 10 gare, non l'abbiamo praticamente mai visto. Grazie, è stato bello. Peraltro De Vries correrà, se non sbaglio, in Formula E l'anno prossimo e nel WEC anche. Particolarmente fastidio. Allora, Nick De Vries è salito su una macchina di merda, perché siamo d'accordo, e non si è saputo adattare, probabilmente anche perché la sua vecchia Formula E, cioè Formula E di seconda generazione, erano auto, come ha avuto lo stesso problema, passami il termine, di Ricciardo col primo anno dell'effetto suo. Cioè, sì, passi da una macchina ad aerodinamica attiva a una ad aerodinamica passiva, che è un modo di guidare completamente diverso, più rotondo, più strano, eccetera. È ovvio che devi darmi il tempo di abituarmi. E lo stesso discorso di Sargeant, che fa 21esimo su 20 e me lo tieni un altro anno perché deve provare a formarsi. Uno come Nick De Vries, che in altre categorie è campione del mondo, secondo me un minimo di fiducia di tempo dovresti darglielo. Mi sembra una stronzata. Quindi siamo ancora una volta in chiusura. Grazie ovviamente a tutti voi per aver seguito il pagellone, grazie a Jake per aver partecipato, ci saranno appuntamenti sempre sul canale mio e suo in cooperativa, ovviamente quelli non mancheranno mai a partire da fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, quindi al solito rimanete sintonizzati sia da me sia da Jake TV. Quindi il saluto da parte di Matthew Torgard e di Jake.